Numerose le condanne a livello internazionale per la strage nella scuola ebraica di Tolosa, tra i primi a reagire il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha auspicato una rapida individuazione dei responsabili. Non possiamo escludere che ci sia stata una forte motivazione antisemita, ha detto. Sono sicuro che il presidente francese Nicolas Sarkozy e il suo governo faranno del loro meglio per trovare il killer e dal canto nostro, in Israele, faremo di tutto per dare il nostro aiuto. In un comunicato stampa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha condannato nella maniera più decisa la strage. Le ripercussioni dell'evento si sono fatte sentire anche negli Stati Uniti, che hanno denunciato la violenza gratuita e rivoltante di un attacco orribile. Nella città di New York la polizia ha raddoppiato le misure di sicurezza vicino alle sinagoghe e a tutte le istituzioni ebraiche.